Oggi nella chiesa del Carmine di Gimarra è stato il giorno dell'addio a Beba, una delle sei vittime della tragedia di Corinaldo, una chiesa strabordante di gente dentro e fuori e se fosse stato possibile Fano intera sarebbe entrata alle 9 di questa mattina nella chiesa. Invece hanno trovato posto amici, compagni, gli alunni del Nolfi dispensati dal sindaco dalle lezioni per poter essere presenti alla funzione. Presente anche tutta la comunità di Gimarra dove Beba viveva insieme alla sua famiglia, che sono riusciti a trovare posto a stento. Anche le istituzioni si sono strette attorno ai familiari di questa tragedia di giovani vite, come in uno straziante copione ripetuto nelle precedenti funzioni dei giorni scorsi per le altre sfortunate vittime. Sindaco e prefetto di Pesaro Urbino e con il gonfalone della città listato a lutto, con il picchetto della polizia locale presente anche con i suoi massimi vertici, hanno rappresentato la parte istituzionale della città. Rose bianche tra le mani di adolescenti, compagni, amici, alunni, presenti anche e scampati in quella tragica sera, sono stati una costante di questi tre giorni di dolorosi funerali. Anche per Benedetta, rose bianche e un fiume di lacrime, un fiume in piena. Don Gianni, in apertura di omelia, ha annunciato ai familiari un messaggio del vescovo Armando Trasarti. La parola di Dio, dice, è l'unica nostra speranza in questi momenti di dolore. Don Gianni, che ha officiato la funzione, era presente assieme a diversi rappresentanti della comunità pastorale fanese, una comunità che sta vivendo momenti terribili, ma la forza la dobbiamo trovare in Cristo, nella speranza della sua resurrezione. Così possiamo trovare anche il significato di questa vita appena sbocciata, spezzata così presto. Benedetta ci ha preceduto tra le braccia di Cristo. E diventa un passare oltre, appunto, un passaggio, la Pasqua, da questa realtà a quella del Signore. E per questo Don Gianni, rivolgendosi alle giovani vite presenti nella chiesa, le esorta a venerare la vita, perché Beba ora prega per noi. Solo uniti possiamo farcela, solo uniti possiamo sperare di superare questo momento. Poi le preghiere dei fedeli per i suoi compagni di scuola che hanno bisogno di aiuto perché smarriti e disorientati, e che Beba vegli su di loro e su tutta la comunità. Poi a salire sul pulpito è stato il fratello. Ciao Beba, sono convinto che tu mi stia sentendo. Sai che non parlo tanto e sono molto chiuso. Spesso il proprio tu rimproverai questo mio difetto. Quindi sappi che se sono qui è solo per te. E dopo le parole del prete, il suo ricordo che ha lasciato e segnato tutti in un tumulto di emozioni. E se prima i presenti erano stati capaci di trattenere appese a un filo le lacrime e le emozioni, dopo nessuno più ha potuto trattenerle e ci si è lasciati tutti a occhi rossi e fitte nel cuore. Dopo il momento dei saluti di amici e di compagni che sono riusciti a stento a entrare nella chiesa, e dopo fuori dalla chiesa una fiumana di persone ha voluto far sentire il calore e la vicinanza a una famiglia così provata per questo lutto improvviso, come a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia senza fine di Corinaldo.